Dovrò fare un po' tutto io, quindi vi prego di essere clementi anche sulle tempistiche. Personaggio alquanto poliedrico, Naim, nato nel 1950 a Magar, in Israele, appartenente alla minoranza religiosa dei Drusi, quindi in qualche modo minoranza in un paese costituito da minoranze, e vedremo poi come questo aspetto si esplica nella sua poesia. È poeta, ma non solo, è insegnante, è stato insegnante al college, ma anche insegnante e gestore di una scuola di letteratura per bambini. E non ultimo è stato diplomatico, fino al mese scorso è stato l'ambasciatore di Israele in Norvegia. È in Italia per presentare questo libro qui, che potete trovare sul banchetto all'ingresso, che si intitola Canzone di Galilea, e con la traduzione di Beppe Costa, che ringraziamo per aver in qualche modo portato a noi un poeta che altrimenti non avremmo potuto leggere, visto che scrive in ebraico e in arabo. Direi che possiamo iniziare a scambiare quattro chiacchiere con Naim. Appunto, vi prego di essere clementi sulle tempistiche, perché dovrò fare la domanda in italiano, la domanda in inglese, poi tradurre, insomma, un po' di ping pong. Quindi la prima cosa che andrei a chiedere riguarda in qualche modo il titolo della raccolta, che è Canzoni di Galilea. E innanzitutto, perché questa scelta? Insomma, why Songs of Galilea? Why you choose this sentence to, in a way, to resume your poetry? The title is a collection, yeah, been named by the publisher, poet Beppe Costa, but it's a main poem poetry since I was a boy and I lived in Galilea. My town is in Galilea. So it's a matter of space and place, yeah, in a way. Ok, il titolo deriva essenzialmente dal suo essere nato, essere cresciuto e tuttora essere vivente, insomma, attivo in Galilea, e voleva dare una definizione fin da subito. E tra l'altro Canzoni di Galilea è un titolo di uno dei poemi contenuti nel libro, e voleva fin dall'inizio esprimere il senso di luogo e di spazio con cui ha agito anche come poeta. Connected with the sense of homeland that you explain during all this collection. In the very first poem there is the word homeland, and which is the relations between your writing and the Galilean places that you're talking about. Sono andato a chiedergli qual è fondamentalmente il rapporto nella sua scrittura nella sua opera tra la scrittura e i luoghi in cui è cresciuto. Nella primissima poesia si usa il termine madre terra, homeland in inglese, terra d'appartenenza, e quindi sentiamo cosa dice. My town, where I have been born and lived, is very symbolic. Because in this town live all of the religions, Jews, Muslims, Christians, and Jewish. And this town located in a very symbolic place. It's near Nazareth, where Jesus Christ was Maria. And we are so close to Migdal, yeah, and the Lake of Galilee, the Jordan River. We are so close to Tiberias, Safad, which is the town of the Kabbalah. Yeah, so it's very, very symbolic for me to live there, to be born there. On the other hand, since I was educated in Haifa, Jewish school, so I have the conflict, the paradoxical culture of being between two cultures, the Arabic culture
and Jewish culture. So that's why I write also both in Hindu and in Arabic. Okay, I'm going to translate. Quello che per lui è simbolico fin dall'inizio, sia nella sua scrittura ma anche nella sua esistenza, è il fatto di essere nato in un posto che è tutte le religioni della zona. Quindi c'è una minoranza ebraica, c'è una minoranza islamica, c'è una minoranza addirittura cristiana. Ed è vicino, questa città, a una serie di altre città simbolo, sia a livello religioso ma anche a livello politico-sociale, no? In qualche modo è vicino a Nazareth, è vicino alla città d'origine della Kabbalah. E inoltre lui è cresciuto culturalmente ad Haifa, un altro dei posti importanti dal punto di vista religioso e culturale, e quindi per lui scrivere di questi luoghi significa in qualche modo richiamare tutta la simbologia che ne sta dietro, e il fatto di essere cresciuto e di scrivere di quei posti, di essere cresciuto lì e di scrivere di quei posti, significa raccontare appunto la sua esperienza, il suo essersi sviluppato lì. E questo è anche il motivo per cui scrive sia in arabo sia in ebraico, per dare conto di tutta questa complessità. So many of the poems are deep swim in your origins. So you're writing in two languages, as you said, but there is also a sort of remembering many places and many scenarios of your childhood, I guess. So I think it's not just a collection of pictures. So can you explain a bit, why do you choose from your childhood? Yeah. Just a second. Legato al discorso che si faceva in questo momento, sono andato a chiedergli il vero significato delle immagini che lui richiama nel libro, immagini di questi luoghi durante la sua infanzia. Non è solo un mero elencare i posti e descriverli fisicamente, immagino abbia anche qualche significato più sotteso. To be Jews is to come from many origins. Jews came from origin, but on a personal statement, because there are a couple of poems that are about your mother. Gli ho chiesto del ruolo della madre invece che un'origine, ma da un punto di vista più biologico e umano, non da un punto di vista dei luoghi. E ci sono un paio di poesie sulla madre nel libro. Yes, mother, no. Mother is not only the person, mother. It's the landmark, mother tongue, and the culture as a mother, Maria as a mother, because we believe also, I told you before that we believe in so many origins. We believe in ancient Egyptian culture. We believe in Judaism, not only Judaism, of course. We believe in Christianity, because we believe that Jesus Christ was a God. But we believe that till the crossing. We don't believe in the Church of Paul and Petrus, but we have the airport. So mother is the source or the origin of all these things. This is the mother. So it's a sort of recurring metaphor for all of these symbol origins. Symbols. Yes. Yeah. Okay, quindi la madre non è solo un richiamo alla sua madre naturale, ovviamente, ma è un simbolo di tutte queste differenze che vanno a creare quello che poi è lui, che è parte di una minoranza ebrea che crede in tante cose e forse ha nessuna di queste in toto, nel senso che da tutte queste piccole cose si va a creare quello che poi è lui e quello che lui vuole rendere nella sua poesia. Do you mind to read some text? Okay, I'd like to start with page 10, the very first one, yes. And then we're going to a translation. Yeah. It's okay. As a matter of fact.
تعيدوني تعيدوني إلى بلد القديم إلى القناطر إلى العقدات في بيت أجدادي إلى الطريق الذي كم أخافني عند جدران المقابر أعيدوني لصياح الديك لزقزقة العصافير إلى الصبار ورفوف السرب إلى المياه المتقطرة في عين الضيعة إلى السيح الذي علمني السباحة التي لم تكفني ماء المحيط وبحار المدن أعيدوني إلى الحارة الشرقية أعيدوني إلي وخذوا مني كل ما شئتم من حضارة الغرب التي كلفتني كل عمري ولم تبتسم يوما إلي خذوا الآلات الموت على الطريق السريع خذوا الهواتف وشاشات التلفاز وكل مكيفات الحياة فلا داعي لتتأثر كي أموت ولا داعي لموتي كي يموت من الغيرة غير Lasciatemi tornare. Lasciatemi tornare alla madre terra, al mio vecchio paese. Alle pareti paurose delle tombe, lasciatemi tornare al canto degli uccelli, al canto del gallo, alla terra dei cactus e dei cipressi, alle gocce d'acqua, alla sorgente del villaggio, al mio insegnante di nuoto che mi ha aiutato a sopravvivere nell'oceano, nella vita, nei mari di ogni città. Permettetemi di tornare al lato orientale o straniero, non importa, lasciatemi tornare a me stesso. Lasciatemi prendere ciò che vi piace dell'Occidente. Mi è costata la vita e gli anni migliori senza sorridere, mai. Prendete le vostre macchine per autostrade mortali, tutti i telefoni cellulari, tutti gli schermi piatti, tutti gli strumenti sofisticati della vita moderna, non c'è necessità di uccidermi, di lasciarmi morire. Per uccidere chi ha gelosia nei miei confronti. فجاء فارس من الشرق ووضع البيضة ففقس البيض رويدا رويدا وسميت المدينة صفدة استيقظت حبيبتي من نوم الجليل فإذا بالطفولة تكبر ذات عددا وجاء شيخ من لبنان أمير يقولون قبل أرض الجليل فامتلأت شفاهه زبدا قلت أين بحيرة الجليل؟ قال مشيت على سطح السيد لأن مريم أخطأت وادعت أنها لم تخطئ أبدا استرحت تحت السنديان على ساحل البحيرة فإذا بالجان يحمل صندوقا لتخرج منه أجمل الحوريات فتجعل الجان إنسانا وتجعل الملك عبدا سجدت وبسملت فخفت كثيرا وصار فمي جفافا هل سيرويه النهر المعمداني ام ستنقذه السماء برقا ورعدا رسمت لي جناحين وطرت فلاحقني الجليل الى بلده يقال لها المغار سقطت فيها عند الولاده على راسي صرخت من جوف راسي صرخه تشق السرمدا وهناك مرت وأحببت وتزوجت اثنتين على سنة الله ولم أبحث عن اثنتين غيرهما إني لم أرد أن أطعن الكبد فجاء شاهد من أهله وحرم بالإضافة للخنزير والفمور تعداد الزوجات على الجليل وتعداد العشيقات على الكرم وقال لي لا تطلق أحدا فطلقت نفسي حفظا لصون الحب والشعر والحلم ولم أعد أحبك أبدا
Canzone di Galilea. Stasera Galilea dormiva sul seno della mia amante, sognando un'infanzia esiliata, annidata nella barba di Ermondo. Un cavaliere venuto dall'est per la schiusa, le uova si spaccarono lentamente. Una città emerse per essere chiamata Safà. La mia amante si svegliò dal suo sogno di Galilea, l'infanzia crebbe per diventare senza nome. Un antenato venne dal Libano, un principe, così dice la storia. Baciò la terra di Galilea finché le sue labbra non furono piene di schiuma. Ho chiesto, dov'è il lago di Galilea? Qualcuno ha detto che camminava sulla terra, per questo Maria Maddalena ha peccato e ha sostenuto il contrario. Mi appoggiai su una quercia vicino alla riva del lago, improvvisamente un diascrivo e una bella sirena ne uscì per trasformare il diavolo in umano e il re in schiavo. Mi chinai in giù invocando il nome di Dio, perdendomi nel panico finché la mia bocca diventò così secca. Non so se il fiume del battesimo l'annaffierava o se con tuoni e fulmini il cielo mi salverà. Ho disegnato due ali per volare, ho volato. Galilea mi ha seguito in un posto chiamato Lugar. Sono caduto sulla testa per nascere piangendo dal mio cuore con un grande grido che taglia l'eternità. In quel luogo sono cresciuto e ho amato e sposato due mogli nella legge di Dio. Non voglio avere più nulla solo per il mio interesse. Poi un testimone ha parlato di nuove regole oltre ad evitare maiale e alcol. Ora la bigamia è proibita in Galilea e avere molte amanti è vietato a Monte Carmelo. Ho divorziato. Ho detto a me stesso, va via. Mi sono separato da me. Credo nell'amore, nella poesia, nel sogno. Sciocco e banale far notare la differenza incredibile, forse realmente intraducibile, di suono tra l'italiano e l'arabo. Prima abbiamo parlato di origini e uno dei possibili modi per indagare le origini, immagino sia per un poeta soprattutto la letteratura, e di questo vorrei parlare con Amy. So we talked about origins and ways to get deep into them. Is literature one of the ways, do you think so? Literature and poetry are ways to get in touch with the origins and then displaying them. This is an issue that we used to discuss in the colleges, universities, schools, about the importance of poetry. But I think that since poetry is so deep and dealing with our emotions, with our deep emotions, serious emotions, It's a serious issue that people want to escape from. The life is so serious that people want to forget. They escape to entertainment. That's why poetry is not so popular. E parto dalla fine, quando dice la poesia oggi non è così popolare, il motivo è perché ha molto a che fare con i sentimenti più profondi, le difficoltà più profonde della vita umana, e le persone tendono quasi a rifiutarla, a rifiutare la poesia, ma soprattutto a rifiutare le difficoltà.
le cose complesse e quindi cercano rifugio nell'intrattenimento, mentre l'importanza della letteratura e della poesia viene spesso discussa in posti più accademici come le università, e se ne parla parecchio, ma non c'è forse una soluzione. Is there any kind of solutions about this conflict? Well, I don't know really, because you know, if we take all the history of literature and art, what remain from the poetry of the ancient centuries, from the Greek or the Egyptian till the Roman and then modern, before even the modern, Shakespeare on the other, what remain is only the poetry, the serious poetry. And you want to ask yourself why that poetry remains and all the other comes. It's because all that the common thing with all of this poetry is that it deals with our deep emotions, like our sorrow, our fears, fear of death, fear of even the nature. So it's so serious that people don't want to have it every day. That's, I think, they prefer to go to the novels, to easier literature as an entertainment. Poetry is serious. La poesia è una cosa molto molto seria con cui avere a che fare e è difficile pensare che possa essere diversamente. Nel corso della storia ci sono stati una serie di poeti che sono rimasti, a partire dall'antica Grecia fino ai poeti medievali, Shakespeare tra quelli più noti, e lui scriveva il perché, probabilmente il perché è legato a quanto siano radicati con i più profondi sentimenti umani, tra questi la paura della morte, la paura anche della natura, il dolore, in qualche modo, ed è qualcosa con cui la gente fatica ad avere a che fare. Qualcosa che allo stesso tempo non si può eludere, ma si vuole eludere, per cui è più semplice leggere un romanzo che fare poesia o leggere poesia. But still, it's something that people, even in a small percentage, reached during the centuries. And you come from Galilea, a place in a way full of conflict, of different cultures in clash every day, every time, since ages, more or less. Do you think poetry is a way to go through all this? I think, and I'm asking you about it, even because you used to run a poetry festival, a literature festival, the Nissan Festival, you know, and I guess there is some kind of social impact when you do something like that. So, do you think poetry as a whole, still, in your country? Ti ho chiesto se la poesia ha ancora comunque un ruolo, soprattutto nel suo paese, che è un paese colmo di conflitti. Lui ha dato vita a un festival, il Nissan Festival, nel 1994, in seguito all'esplosione della seconda intifada. Il festival si poneva il problema di essere un ponte di dialogo tra le diverse fazioni religiose e sociali, quindi forse in realtà la poesia anche adesso viene in qualche modo scansata, ha un ruolo, o può avere un ruolo. Yeah, first of all I wanted to add to your permission something about the first question. I think it reminds me now a phrase said by, I think it was Emily Dickinson or something, but the others. She asked like that, what's better to write on happiness or to be happy? What's better, she said of course, to be happy. What's better, to write about love or to fall in love? To fall in love. But what's better, to write about death or to die? Yeah. So this is poetry.
Poetry writes about death, because you don't want to die. You want to release yourself from the fear of death. And poetry releases you. Art in general releases us from death. That's why poetry is so serious. So serious that it deals with death. And about festivals and poetry in general, since 15 years ago I established a Nissan festival. It was during the Second Intifada. And I was so afraid that Jewish or Hebrew poets and Palestinian Arab poets will not meet again. So I invited 10 Arab poets and 10 Jewish poets to my home. And I asked them to meet, talk, and to read their poems. They came. And really they talked, even the fact that there was very, very, you know, stress and so on, because of the father and conflict. I thought to talk, to have dialogue, is the most best solution for it. Not to live the conflict, and that's what you need. In conflicts, we need to talk. Innanzitutto, ho voluto chiarire ancora, tornare sul perché, su qual è il nocciolo della poesia, secondo lui, e in qualche modo è legato all'esplicazione di una paura fondamentale che è quella della morte, e tramite la poesia, così come tramite le altre forme d'arte, si viene in qualche modo preservati, liberati da questa paura capitale. E proprio perché c'è questo stato di tensione continua verso una paura quando si fa poesia, ha voluto provare durante la seconda intifada nel 94 a trovare un momento di dialogo tramite la poesia, perché temeva che con il conflitto in corso appena deflagrato la poesia ebraica e quella palestinese non si sarebbero più parlate in qualche modo, e quindi ha fatto questa sorta di festival casalingo, tradotto in maniera un po' volgare, invitando alcuni poeti dell'una e dell'altra cultura, e incredibilmente questi, nonostante le difficoltà e lo stato di tensione, si sono presentati e tramite la lettura dei propri testi, la discussione, hanno trovato un terreno comune. So in the end poetry still has power on society, even in contemporary society. It's not only poetry, I think it's also art, music, poetry, theater, all of the arts, all of them are genres of art. The art is the most common language for everyone in the world. Even the fact that you have differences of cultures, of languages, but this is the common language for everyone, because it tries to express our emotion. Emotion is a common language for everyone in the world. So I think that poetry had this great role to get people from different cultures and levels to meet and to talk and to have that dialogue. That's why we're here tonight. Sì, forse la poesia ha davvero un ruolo, ma è un ruolo che ha qualsiasi forma d'arte, che è quello di, trattando le cose più fondamentalmente più profonde, di mettere in dialogo le persone attraverso queste forme. La poesia quindi è qualcosa di radicato e di radicale che permette questo dialogo. Just a quick question before reading other texts. In Nissan Festival in Madrid, yeah, you can see poets from all over the world, but especially poets from Israel, Jewish poets from the wing left, from the right wing, and you can see Palestinians from Gaza, Jordanian, from Amman, Egyptian,
And you can see Palestinians from Israel. You have all of these poets together. What gathers them together? Poetry. Ok, credo sia stato abbastanza chiaro, insomma, comunque voleva che fosse chiaro che nel Nissan Festival c'è la possibilità di vedere fianco a fianco poeti di diverse parti del mondo, ma soprattutto delle diverse parti di Israele e Galilea, quindi ci sono poeti dell'ala sinistra, diciamo, ebraica, ci sono poeti dell'estrema destra ebraica, ci sono i poeti palestinesi, ci sono poeti palestinesi israeliani, e tutto è consentito da un terreno comune, che è quello della poesia. The quick question was, is there any link between your activity as a poet and your activity as ambassador? It's just curiosity, because you have these two distant worlds in appearance. But in the end, you are the same person, so yes, there is some connection. Well, I was surprised when they asked me to be ambassador. I really was surprised because I never been active in the politics life, not in diplomacy, but I thought that I accepted this job because I believe that as a man who comes from the two cultures, the Arabs, the Palestinian, the Israeli, the Jewish, the Hebrew, all these together, I thought that we have now no alternative. The only solution for the conflict, the Israeli-Palestinian conflict, is to have two states for two people. And since I came from both, I know the cause of the two countries. Because I still believe that the problem of the Western world, that they don't understand the Arab world, because it's different cause. So since I came from both sides, I thought that I can contribute, I can add something to this conflict. But I think that I failed. Really? Yeah, because later I noticed that they didn't like me in the foreign ministry. Yeah, they didn't like my style, because I am not professional. I continue to be myself, yeah? And I think that they didn't like that. And I think I failed this job. Okay, I'm going to translate for them. Gli ho chiesto se ci fosse in qualche modo un legame tra la sua attività e quella apparentemente molto distante come ambasciatore, nel caso specifico in Norvegia. E lui mi ha detto che non ha, è rimasto molto sorpreso quando gli è stato chiesto di assumere un ruolo istituzionale, perché non aveva mai fatto politica prima dell'ora, ma ha pensato anche che fosse il momento di fare qualcosa, che non si potesse in qualche modo scappare da questa responsabilità, proprio perché essendo lui un mix tra le diverse fazioni in qualche modo in gioco in questo conflitto perenne tra israeliani e palestinesi, pensava di poter dire qualcosa sulla questione e dare qualcosa anche per la sua attività culturale, per stemperare il conflitto. Lui crede che l'unica soluzione al conflitto sia la creazione di due nazioni per due popolazioni, di due stati per due popolazioni differenti. Allo stesso tempo crede anche che il problema delle diplomazie occidentali distant world in appearance, but in the end you are the same person, so yes, there is some connection. Well, I was surprised when they asked me to be ambassador. I really was surprised because I never been active in the politics life, not in diplomacy, but I thought that I accepted this job because I believe that as a man who comes from the two cultures, the Arabs, the Palestinian, the Israeli, the Jewish, the Hebrew, all these together, I thought that we have now no alternative. The only solution for the conflict, the Israeli-Palestinian conflict, is to have two states for two people. And since I came from both, I know the cause of the two countries.
Because I still believe that the problem of the Western world that they don't understand the Arab world because it's different culture. So since I came from the, both sides, I thought that I can contribute, I can add something to this community. But I think that I failed, really, yeah, because later I noticed that they didn't like me in the foreign ways. Yeah, they didn't like my style because I am not professional. I continue to be myself, yeah? And I think that they didn't like that. And I think I failed. Yes. Okay, I'm going to translate for them. Gli ho chiesto se ci fosse in qualche modo un legame tra la sua attività come poeta e quella apparentemente molto distante come ambasciatore, nel caso specifico in Norvegia. E lui mi ha detto che non ha, è rimasto molto sorpreso quando gli è stato chiesto di assumere un ruolo istituzionale perché non aveva mai fatto politica prima d'ora, prima dell'ora, ma ha pensato anche che fosse il momento di fare qualcosa, che non si potesse in qualche modo scappare da questa responsabilità, proprio perché essendo lui un mix tra le diverse fazioni in qualche modo in gioco in questo conflitto perenne tra israeliani e palestinesi, pensava di poter dire qualcosa sulla questione e dare qualcosa anche per la sua attività culturale, per stemperare il conflitto. Lui crede che l'unica soluzione al conflitto sia la creazione di due nazioni per due popolazioni, di due stati per due popolazioni differenti. Allo stesso tempo crede anche che il problema delle diplomazie occidentali sia quello che non capiscono il mondo arabo perché è troppo diverso dalla loro cultura, ma non lui come diciamo, mix originario delle due culture sentiva di poter fare qualcosa, ma pensa di aver fallito. Pensa di aver fallito perché non è stato in grado realmente di dare un contributo, forse perché non era molto apprezzato per il suo stile informale in qualche modo, so non può il suo government. But anyway, would you like to read something else? فينا من الأحزان ما يكفي لأيث أغنية وأغنية فينا احمرار الخدم لولا السمرة الأبناء شرقية للحرب فينا أسطى وهزائم تحت السوالي للهزائم مسلم فينا وفينا موطن فينا من الكسل المدبلج والسراب على الكتيم وعيشه يا حسن لا تفتك إنا ويونا من علمك ومع الرمال تركتنا نمشي البويدا نائمين على بساط من ورق هو ذا القلق فينا القساوة والبداوة والرعاة على الروابي والوفاة على الطريق يومنا من أطول الأيام أيام العرب يا حزن خفف وطأك المعهود من بدء الفريق إننا نحن الأدب Amiamo la letteratura. Abbiamo tristezza sufficiente per una e mille canzoni. Abbastanza rossore per la nostra pelle orientale, una parte per la guerra, una per le sconfitte in campo. Una dolce madre terra è dentro di noi, noi duplici, pigri, miraggio del deserto, siamo un rebus. Tristezza non abbatterci. Nati da sanguisughe camminiamo tuttavia dolcemente sulla sabbia, dormendo su tappeti in terre deserte, dentro di noi. La crudeltà, i beduini, i pastori sulle colline, a piedi nudi delle strade, oggi come nelle giornate più lunghe, o tempi arabi. Tristezza, non trattarci con la crudeltà di sempre.
ومزيات. كلما رأيتك تجمد النور الذي بيننا، المسافة تتراوح بين جيلين، والذي يمنعني أن أستعيد شبابي هو السر الذي بيني وبينك. تظل الحقيقة نقاشا بين النسبة والوقت، أتعلق على خط المحيط المتجمد بين أصبعي. الفضاء شيء وحيد، أما الكواكب التي في سمائك هي الكواكب التي أعيش على خلفيتها. وجهك انعكاس لحلمي، أتحقق منه الآن. كلما فتحت عيني التجأت إلى الغموض، وحياتي عندك لا تساوي المسافة التي بيننا. هناك احتمالات كثيرة. Cinque volte, cinque lievi. Ogni volta che ti vedo gela la luce fra noi, abisso generazionale, impedendo il rinascere della mia giovinezza. Questo è il segreto che ci separa, i nostri corpi tradiscono le nostre età. La verità è un dibattito tra ragione e infinito, ma aggrappo al bordo del ghiaccio dell'oceano che separa il tuo mare dalla mia terra. Lo spazio è qualcosa di spirituale, come i pianeti del tuo cielo che sono quelli che vivo. Il tuo viso è il riflesso di un vecchio sogno, ho controllato adesso. Ogni volta che apro gli occhi cammino verso l'oscurità. La mia vita per te non equivale alla differenza che ci ha separati. Il sogno ha diverse interpretazioni. So we just heard you reading in a language very different from ours. And I'm very curious about how this different sound sounds to you. Because, you know, often the very meaning of poetry is in its sound. So what do you think about it? Gli ho chiesto del suono della poesia, non l'abbiamo appena sentito leggere e abbiamo sentito la traduzione. Ovviamente non sono nemmeno paragonabili le due lingue, ma sono curioso di sapere cosa pensa lui di questa differenza, e se, perché spesso il vero significato, poi il significato più viscerale della poesia, risiede quasi nel suono delle parole. Quindi insomma, mi piaceva di chiedergli come lavora su questo suono e come interpreta, diciamo, il suono. I think that it's more than that, because I think it was Lucas who said in the beginning was the world. Was Lucas or Matthias? Lucas. I'm as Jews we deal with it. The world. The world. Because if you are religious and you believe that God created this world, he needed the world to see that it speak. Yeah? Without the world, nothing was created. And that's why I have a connection or the link between creativity and the world. And by the world, you create. And every language had its rhyme, its music, yeah? Because the music and the rhyme is the important thing in poetry, like you said, yeah? It's the rhyme, it's the music, it's the special thing inside the world. Every word has its context. The context in the languages is different. But the need for the world, for the rhyme, is
common for all the languages. There is no language or no culture that doesn't have poetry. It has its own poetry, its own context, but the common thing is the rhyme of the creativity of the creation. So that's why poetry is creativity. It's to create a new world, or like somebody said, it's to recreate the world. Ok, prima di tutto lui crede nella parola in modo quasi religioso, in principio proprio. Quello perché per definire quello che Dio è andato creando sembra il verbo. Detto questo, crede anche che ci sia in poesia soprattutto, ma in ogni lingua in generale applicata alla poesia, la necessità di un suono, di una musica. E questo è quello che accomuna lingue differenti. La parola va ad inserirsi in contesti differenti, che vengono letti in modo differente, ma la ricerca di un suono, di una musicalità, di una rima, è costante nelle poesie di tutto il mondo, ed è questo che le appaglia in qualche modo, che le assimila in qualche modo, nonostante ci siano appunto delle differenze culturali e di contesto. After this question, probably we are going to hear you read a poem where there is the search of a common language. There is a verse who's talking about that. Is your poetry, does your poetry come from the need of a common language? I really don't know. I think that it's not easy to answer this question. but I think I can realize from others. It started with I spoke about the context. Yeah, I think it was Eliot, T.S. Eliot, who said, "When I say it's raining." And I mean that outside it's now raining, it's not poetry. But when I say it's raining and I mean something else, it's poetry. So when we rely on things that we need to express and we can't express in the usual language, then we need the language of poetry. So I think this is a need, like you said. This is our basic need to express ourselves, that no language in the world, no normal language can express, unless the poet. Okay, ti ho chiesto se la sua poesia nascesse dalla necessità di trovare un linguaggio comune. C'è un testo che andremo poi a leggere in cui si parla di questo, si dice di questo. Lui mi ha detto che onestamente non lo sa. Quello che sa è che ci sono delle cose che la lingua normale non riesce a dire, che sono probabilmente anche delle cose più profonde, e quindi serve il linguaggio della poesia. Ha provato a citare Eliot, ma io non garantisco sulla citazione onestamente, secondo cui quando si vuole intendere esattamente quello che è nella realtà non si sta facendo poesia, e quindi quando invece si trasla il significato, si ha uno shift, si direbbe in inglese, un spostamento, si sta facendo poesia o si prova a fare poesia, e questo risponde a un bisogno profondo, questo sì, che è quello di spiegare l'inesplicabile, il non spiegabile. And so in the end there is a common sense of poetry that is explain the unexplained, out explain the non-explainable in a way. So why don't you read that text?
تعالي نتحدث عن زيتون بلادي. تعالي نتحدث عن زيتون بلادي وعن زيت زيتون بلادي. لعلنا نجد اللغة المشتركة لنصف عمر الذي تركني وحيدا عند مدخلي، والنصف الآخر الذي يبحث عن عنوان جديد لقصة شهرزاد. تعالي نسكن تحت العرائش في الحراء، نأكل التين والرمان والعنقود في صدر الوعاء، ثم لا نتزوج ولا ننجب أطفالا للجليل لكي لا يرضى الكرمل منا ويرضى من خطايانا المعرب ونبكي عن خطايانا وحضارتنا ونرجع للسماء. Parleremo degli umili del paese e dell'olio d'oliva dei territori, forse troveremo un linguaggio comune. La metà della mia vita vissuta da solo sulla porta di casa tua e l'altra metà ancora alla ricerca di un nuovo titolo ai racconti di Scheherazade. Vieni a sederti nella baracca sotto la volta del cielo. Mangeremo fichi e melograni a grappoli e tu vai a malpiedi. Noi non ci sposeremo e non daremo bambini alla Galilea, affinché il Monte Carmelo non insorga e il poeta non gioisca per i nostri peccati. Noi dobbiamo riconquistare la nostra cultura per tornare al cielo. Semplicemente perché ha bisogno di esprimere le sue emozioni più profonde e poi distaccarsi per farne bottiglie in qualche modo, stralciarle. Do you think your work has in education has an impact on your poetry or not? I'm just curious. Of course, I think that I say all the time to my students and my colleagues and poets, if they want to write serious poetry, they need to read and be educated and to study the history of poetry and to read as much as possible they can read from the other cultures, because reading enriching. Only King Solomon can say that, because he was the wisest in the world, he was the richest in the world, and he was married by 1,000 women. If you are married to 1,000 women and you are so wise, then only you can say nothing. But we read enough with just one girl, so it's kind of enough. Gli ho chiesto se il suo lavoro da insegnante ha avuto un'influenza sul suo fare scrittura. Lui ha detto ovviamente sì. Quello che ricordo a tutti i suoi studenti continuamente è che se vogliono essere dei poeti come si deve, dei poeti seri, ha detto, devono continuamente leggere, devono leggere poeti da tutti i luoghi del mondo, da tutte le culture differenti,
devono essere educate alla poesia in qualche modo, e soprattutto non possono permettersi di dire che non sta succedendo niente di nuovo nel mondo, semplicemente perché non possono avere la percezione reale di tutto quello che si muove. Quindi bisogna studiare, bisogna leggere e poi forse scrivere. So I think it's quite enough for now. And well, to be honest, when I was reading the book, I found a sort of an answer about the question about your poetry, about what it is, because there is a sort of statement in Songs of Gambia when you say, I believe in love, I believe in poetry, and I believe in dreaming. So I think it's a good way of summing up, you know, all the collection. So thanks a lot for being with us tonight. And I'm going to ask you to read just one more poem. So the very last one of the book. Vi ho detto semplicemente che leggendo il libro, in realtà io un modo per descrivere la sua poesia, forse l'avrei trovata nella poesia Canzone di Galilea che abbiamo sentito prima, c'è una frase che è quasi un piccolo manifesto in cui dice: io credo nell'amore, credo nella poesia, credo nel sonno. E forse può essere un modo interessante per riassumere un po' tutto quello di cui abbiamo parlato stasera. Adesso sentiamo un'ultima poesia. Evi Reni. Evi Reni Baita Sussada. Fa'ila ayi madda tavadru l'Arani tuhallifu. Mithla l'usuri kamaddi l'nabar. ليبقى الفضاء فضاء لتأتي السماء فتقرب منها عيون البشر أحس بأن الأغاني ستفلت مني بعيدا ويصبح قلبي صديقا. Queste canzoni. Queste canzoni echeggiano ancora, voleranno fino all'orizzonte delle streghe, come aquile al limite del cielo, per unire lo spazio allo spazio e lasciare che il cielo arrivi agli occhi degli umani. Sento che queste canzoni fuggiranno lontane da me, e il mio cuore sarà amico solo della pietra. Presenti qui e godetevi la pioggia nel frattempo. Buonanotte.